L'asceta di nome Nessuno. Il corpo e la postura dell'asceta, senza fede, sono privi di iconografie stabili. Qualche volta è stato ritratto in pose e con sguardi virili o senili, anzi vetusti, sempre pensosi e assorti. Intento a leggere, a scrivere, a meditare la forma da assegnare a una pietra da scolpire, a osservare l'orizzonte del mare o catene di monti sconfinate. Oggi, quando pure tutto è immagine, sarebbe ben ardua impresa fermarne con uno scatto il profilo. L'abbiamo detto, non ha nome e non ha volto. È solo espressione di un pensiero, e almeno per ora, ancora per poco, nessun pensiero codificato può circoscrivere né quel che pensa, né quel che è. L'asceta di nome Nessuno si confonde nella frenesia della folla altrettanto anonima che urta per strada, in cammino. Ne è urtato e non in preca. In essa cerca i singoli volti, discretamente per non essere frainteso, poiché per l'asceta che non intende essere scoperto, riuscire a distinguere nella massa che passa veloce i singoli volti, presaghi di storie che non può ascoltare, è un esercizio di solidezza. È l'indizio che in quella fiumana informe ci sono pur sempre persone alle quali a una, se potesse, darebbe parola e fisionomia. L'asceta vive nei loro stessi condomini, nelle stesse periferie, negli stessi sotterranei della metropolitana, sempre confuso tra di loro, ma consapevole di stare esercitando la propria capacità di non smarrirsi come individuo, di non essere risucchiato dal nulla e dall'inutile, consapevole di essere impegnato a mantenere alta la propria dignità umana, spendendosi anche per chiunque l'abbia smarrita. Non sa che significhi riposare. L'asceta di nome Nessuno non può riconoscersi nell'aspirazione dei padri del deserto alla esichia, calma, quiete, tranquillità, a quell'estrema perfezione che invade l'animo del monaco soltanto quando la mente ha cacciato ogni passione che abita all'interno e procura l'impassibilità all'anima. Quando essa toglie di mezzo ogni cosa e persino qualsiasi traccia di cattiva impronta. E finalmente sta dinanzi a Dio, come è scritto, sorda e muta. Allora l'anima viene plasmata come materia nella forma più alta, in tutta sicurezza, poiché non essendoci passione alcuna a bussare alla porta, la grazia interiore trasforma tutto in meglio. Infinità di Dio e finitezza dell'umano sono gli orizzonti metafisici o terreni delle ascesi religiose. Invece, la terza via meridiana, praticata dall'asceta di cui nessuno sa, che nessuno cerca tra la folla, proprio perché aspira al trascendente, non si accontenta di quanto si conclude per sempre e non cerca né accerta la pace dell'animo. È l'ascetica dell'indefinito che agita il non esichiasta. Se pace raggiungesse, abbandonerebbe la vita. Si staccherebbe dalle cose materiali, dai corpi viventi.
non concepisce né estasi né l'acquietarsi dei sensi. Questo massimamente paventa. La sua idea dell'esistenza lo vedi vicino a quella dei poeti, che non sanno e possono né vogliono aspirare alla parola assoluta, definitiva, sublime, e accanto alle filosofie dell'incertezza.